Bentornati sul mio canale Verdastri. Siamo in un momento geopoliticamente un po' particolare. Voi per caso pensate che siamo a un passo da un nuovo conflitto mondiale e che a provocarlo sarà Kim Jong-un o al limite parrucchino Trump? Il fatto è che senza andare a ipotizzare futuri conflitti, ci sarebbe una invasione su larga scala attualmente in atto. E i vostri nonni o bisnonni ne sono al corrente, soprattutto i liguri. Questa invasione sembra essere sotto controllo ora, ma continua a causare problemi alle faune di praticamente tutti i continenti. Sto parlando della formica invasiva, detta formica argentina. Sto parlando di Linepitema humile, una formica dalle dimensioni molto contenute, ma con una aggressività enorme, capace di vivere in ambienti sia antropizzati, quindi con tanto disturbo umano, che in ambienti poco disturbati. E questo è uno dei motivi perché è così efficace nell'essere invasiva. In California sono riuscite a far estinguere alcune specie. E questa è una cosa che capita sempre più spesso anche in Italia, sia con invertebrati che vertebrati. È da più di un secolo che l'Inepitema è uscita dal suo areale d'origine in Sud America, sul bacino del Paraná. È arrivata prima in Europa e poi si è sparsa per tutto il resto del mondo, arrivando anche in molte isole come le Hawaii. La prima segnalazione in Europa è stata a Madeira, isola atlantica, dove avvenivano gli scambi commerciali con le colonie portoghesi del Sud America. Da qui poi è partita per il resto d'Europa e stiamo parlando di metà del 1800. Non ci ha messo molto ad arrivare sulla terraferma europea. In Italia è stata segnalata per la prima volta nel 1902 e poi tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso ci sarà l'esplosione accaduta in Liguria, nel Sanremese. Esplosione che è stata raccontata da Italo Calvino in uno dei suoi racconti, La formica argentina. Erano formiche minuscole e impalpabili che si muovevano senza posa, come spinte dallo stesso sottile prurito che ci davano. Solo allora mi venne in mente il nome, le formiche argentine, anzi, la formica argentina, così dicevano. Certo, dovevo averlo già sentito dire altra volta, che questo era un paese dove c'era la formica argentina. E solo adesso sapevo quale sensazione si dovesse collegare a una tale espressione. Questo vellicchio fastidioso che si spargeva in ogni direzione e che non si riusciva, pur chiudendo le mani a pugno o stropicciandosi una mano con l'altra, a fermare del tutto, perché sempre restava qualche formichina sbandata che correva via per il braccio o per i vestiti. A schiacciarle, le formiche diventavano puntini neri che cadevano come sabbia. E sulle dita restava quell'odorino di formica acido e pungente. In questo racconto leggiamo dell'incursione avvenuta in Liguria da parte di un nemico che era praticamente impossibile da debellare, ma ancora oggi è problematico da tenere a bada, soprattutto perché è una specie poliginica. L'Inepitema ha più regine presenti contemporaneamente dentro la colonia e il numero di regine varia a seconda del periodo dell'anno. Il momento di maggiore presenza di regine è quando abbiamo 30 regine per 1000 operaie, quindi capite quanto veloce sia il ricambio di operaie e anche l'espansione della formica sul territorio. In più non vive in un unico grande nido, ma realizza molti nidi periferici che abita a seconda del periodo dell'anno e si sposta spostando anche tutte le uova e le pupe. Nel libro possiamo anche leggere cosa fanno le persone del tempo per cercare di tenere a bada questo nemico. Il brutto è che anche se sono passati più di 80 anni, anche oggi alcune persone agiscono nello stesso modo, senza avere nessuna base di entomologia o di disinfestazione. Potrebbero rivolgersi a un esperto, ma evidentemente pensano di fare meglio. Ci sono innumerevoli studi sulla distribuzione, invasività, aggressività di questa specie. Ve ne citerò uno che ha fatto degli esperimenti per riuscire a capire se l'affermazione formica argentina ha un'unica sola grande colonia sparsa su tutto il mondo
possa essere vera e dimostrabile. Questi scienziati non hanno fatto altro che prelevare delle operaie dalle diverse colonie sparse su tutto il pianeta, insieme ad altre operaie di altre colonie minori, e hanno testato se queste formiche si sarebbero riconosciute oppure se avrebbero avuto un comportamento difensivo e aggressivo. I test hanno rivelato che tra le operaie delle supercolonie non c'era nessun problema, si riconoscevano e non si trattavano, non si aggredivano. L'unica supercolonia che ha dato qualche bisticcio è stata quella sudafricana. Tra supercolonie e colonie minori invece ci sono stati grossi problemi. Oltre ai test comportamentali sono stati fatti anche test sugli idrocarburi presenti sulle cuticole di queste operaie e anche analisi genetica. Questi sono andati di pari passo con i test comportamentali, dato che le operaie delle grandi colonie avevano una genetica molto simile e anche degli idrocarburi molto simili. Invece le operaie delle colonie minori avevano sia genetica che idrocarburi molto diversi con quelle delle colonie maggiori e anche molto diversi tra di loro. Il gruppetto originario che è uscito da Sud America aveva un pool genetico molto ridotto che ha mantenuto nel corso delle generazioni e della sua espansione. Le linee epitema che sono rimaste in madrepatria non riescono più a riconoscere quelle che sono uscite e diventate invasive, perché quest'ultime hanno intrapreso una strada genetica che le ha portate ad avere odori diversi e genetica diversa, pur rimanendo sempre della stessa specie. La stasi evolutiva è una cosa su cui si deve riflettere. È vero che gli animali sono in continuo cambiamento, ma questo basta per ottenere nuove specie? La teoria degli equilibri punteggiati parla proprio di stasi evolutiva. La storia evolutiva sul nostro pianeta non è un'unica lunga sequenza di minuscoli cambiamenti senza interruzioni. Questo avviene, ma non crea di per sé delle nuove specie. Per far questo serve un cambiamento repentino, geologicamente parlando, che porti al nascere di un nuovo ramo nel grande albero della vita. Con l'inepitema al momento non possiamo parlare di tempi geologici, però al momento funziona bene e non ha bisogno di evolvere qualcosa di nuovo. Dunque la stasi potrebbe continuare per molto tempo, fino a che magari non arriverà quel guizzo che farà partire quel famoso ramo e avremo una nuova specie. In barba ai tiranni della storia, il nostro mondo è stato conquistato da una razza inferiore in poco più di un centinaio di anni. Spero che il video non sia venuto troppo noioso. Se siete arrivati fino a qua, vuol dire che forse vi ha interessato e non farete fatica a mettere un mi piace e a condividerlo con i vostri amici, magari quelli che temono per le sorti della geopolitica odierna, ignorando che siamo già stati conquistati. E oltre a voi ringrazio tantissimo anche Elia, che mi ha dato una grande mano per cercare la bibliografia. Avanzi una birra. Anca do! Ha ragione Pulk. Vi metto il link della pubblicazione in descrizione, dove trovate anche tutti i miei social e soprattutto Telegram, dove metto cose che non metto da altre parti, quindi vi conviene entrare. L'autunno ormai è arrivato, però voi sapete bene che non dovete mai smettere di diventare sempre più verdi.